Ciao ragazzi e benvenuti su Castillo Drums. Oggi nuovo pacco di strumentimusicali.net. Vado ad aprire questo paccone gigante qua. Oggi vi voglio far vedere un po' di cose per poter suonare sempre. Anche quando la gente dorme, noi ce ne possiamo fregare, possiamo suonare lo stesso. Qui dentro ci sono un sacco di cose interessanti che potrebbero tornarvi utili, soprattutto per quanto riguarda lo studio della batteria. Molti di noi non hanno un posto insonorizzato, una cantina, un qualcosa per poter suonare tranquillamente. Grazie a questo pacco enorme che mi è appena arrivato potremmo suonare tranquillamente. Da adesso saremo a posto. Quindi sigla e scartiamo il pacco. Allora, scartiamo subito questo paccone gigante qua con il taglierino che è qui. Quando scartate i pacchi non fate come me, fate normalmente. Allora, vediamo che cosa c'è qui dentro. Per prima cosa, ho trovato questo, che non si vede niente, ma qui c'è scritta, dov'è? UFO 7. Questi qua, in pratica, vado a farvi vedere subito che cosa sono. Sono una serie di piatti, ma molto particolari. Ah, hanno anche la borsa, che figata pazzesca, raga, hanno anche la borsa per i piatti già. E sono i piatti della UFO Low Volume. Cioè, cosa vuol dire? Sono dei piatti che non fanno rumore, quindi li possiamo suonare quando vogliamo. Guardate quanto sono belli questi piatti. Sono tutti bucherellati, come vedete, perché sono quelli che non fanno rumore. Quindi noi con questi piatti qua, adesso poi li andrò a fare vedere, possiamo suonare tranquillamente quando vogliamo, dove vogliamo, in qualsiasi posto vogliamo, perché non rompiamo le scatole a nessuno. E in questo set ci sono 4 piatti, cioè ride come vi ho fatto vedere, poi ci sono 2 crash, uno da 18 pollici e l'altro da 16 pollici, e poi c'è il Charleston da 14 pollici. In realtà io ho deciso di prendere il set più grande, cioè questo set che ha Charleston, 2 crash e un ride con la borsa inclusa, e l'altro set ha un crash in meno, quindi viene un pochettino meno ma ha un crash in meno, quindi ride da 20, crash da 16 e Charleston da 14. Vi lascio tutti e due comunque qui sotto in descrizione per andarci a dare un'occhiata per i prezzi eccetera eccetera eccetera. Oltre a questi piatti della UFO che vi ho appena fatto vedere, non è finita qui, perché allora eccole qua. Per prima cosa abbiamo i Big Felt Drum Mute. Cioè, questi che cosa sono? Questi sono, ve li faccio vedere, sono dei pad da applicare sopra la batteria per renderla muta, e c'è di tutta la batteria, dalla cassa, direi che questa è la cassa, sì, tutto quanto, sia per quanto riguarda i fusti sia per quanto riguarda i piatti. Questi qui, che adesso poi vi vado a far vedere, sono delle gomme, tra l'altro sono molto belle, non le ho mai viste e non le ho mai provate, questi mute della Big Felt. Sono veramente molto molto carini, con il logo Big Felt qua, molto 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 bello. E tra l'altro questi sono quelli per i tamburi, mentre per i piatti abbiamo questi che si applicano, dopo vi faccio vedere bene come, ai piatti, e rendono muta tutta la batteria. Non è ancora finita qua, perché c'è ancora questo che... dov'è il taglierino? Apro. Abbiamo un'altra possibilità, e cioè quello di tenere sempre i drum mute per quanto riguarda i piatti, ma per i tamburi invece andare a mettere queste pelli qua. Queste pelli sono le pelli mesh, aspettate che ve ne apro una. Io le ho scelte della Tama, poi in realtà ci sono di qualsiasi marchio e modello, ma sono delle pelli, come potete vedere, che sembrano in tessuto, tutte bucherellate, che non fanno rumore. E queste pelli qua possono essere utilizzate o quando andiamo a triggerare la batteria, cioè quando andiamo a mettergli dei trigger e quindi vogliamo andare a mettergli un suono magari elettronico, che cavolo ne so, la nostra batteria, ma anche senza trigger se vogliamo avere la batteria muta, cioè che suoni molto 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 più piano senza però dover ricordare un'elettronica. Con queste pelli qua noi possiamo andare ad avere molto meno suono mantenendo lo strumento acustico e avendo più o meno la stessa sensibilità di una pelle normale. Quindi vi ho già detto troppo, vi ho già parlato troppo, vi ho già spiegato alcune cose che vi dovevo spiegare dopo, ma ve le ho spiegate adesso. Vabbè, quello che voglio andare a fare oggi quindi sarà, per prima cosa, provare a suonare la batteria normale, e almeno ho un volume di batteria normale. Poi andrò a provare i drum mute della Big Felt, vedrò quanto suonano, se suonano tanto meno o se non funzionano. Poi andrò a togliere i drum mute, andrò a mettere le pelli mesh e farò la stessa cosa. Quindi andiamo a sentire la mia batteria normalmente come suona.
prima cosa proviamo questi drum mute della Big Fert, che in pratica sono molto interessanti perché sono alla fine delle gomme tagliate perfettamente, che ci stiano perfettamente sui nostri tamburi e sui nostri piatti, che sono semplici da utilizzare perché in un secondo le possiamo posizionare sulla batteria e in un secondo le possiamo togliere, quindi non dobbiamo stare a smontare la batteria, stare a togliere le pelli eccetera eccetera, ma queste le appoggiamo finita lì. In pratica è molto semplice perché andiamo a posizionare questa gommina qua, questo buchino qua, all'interno della nostra asta e siamo a posto, cioè abbiamo già sordinato il nostro piatto, siamo pronti a suonarlo. Ovviamente io qui non ho l'affarino per chiudere, quindi far star fermo il piatto, perché mi piace di più lasciarlo aperto per avere un suono di ride più aperto, ma ad esempio per quanto riguarda i crash noi possiamo tranquillamente andare a mettere il piatto in questo modo, poi chiuderlo così e chiudere la vite e siamo a posto. Ultimo piatto, il Charleston, stessa identica cosa, qui dobbiamo ovviamente smontarlo, andare a mettere questo qui in mezzo, mettergli il piatto e siamo a posto. No, l'ho messo al contrario, vabbè, fa niente, tanto è uguale. Ovviamente questo set è composto da una sordina per il Charleston, una per il Crash e una per il Ride. Non ho l'altra sordina per l'altro Crash, quindi dovrei comprarla a parte. Proviamo a montare anche i tamburi, anche perché è super semplice montare i tamburi. Queste gomme qui, questa è da 14 pollici e la posizioniamo direttamente sul rullante. Molto 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 semplice. Questa è da 12 pollici. No, questa è da 14. No, niente di tutto questo. Questa è da 12 pollici, la posizioniamo qui. Quella da 10 non c'è perché mi sa che ho sbagliato a prenderla. E quella da 14 neanche, perché ho preso quella da 16. Bravo Luca, ottimo, hai fatto un ottimo lavoro. Quindi andiamo a prendere il timpano da 16. In pratica posizionandoli semplicemente sopra queste nuove pelli, tra virgolette, queste nuove pelli in gomma, è una figata perché il suono è veramente basso. L'unico che ha un po' più di suono è il rullante, perché c'è la cordiera, ma se io vado a togliere la cordiera... E per quanto riguarda i tom, stessa cosa. Ah, mi sono dimenticato la cassa. Questa è potentissima, secondo me stoppa il suono di brutto. Yeah. Posso tranquillamente parlare sopra mentre suono la batteria, cioè... Quindi il volume è diminuito veramente, veramente, veramente tantissimo. È assurdo. Adesso leviamo tutte queste sordine e andiamo a fare l'altra prova, sperando di aver preso tutto giuste le misure della batteria. Sto giro non ci conterei, ma fa niente, vediamo cosa succede. Togliamo tutte queste sordine e andiamo a fare l'altra prova, che è un pochettino più invasiva per la batteria, ma potrebbe funzionare ancora meglio. Non lo so se funziona ancora meglio, andiamo a vederlo insieme. L'altra possibilità che abbiamo invece è quella di andare ad utilizzare per prima cosa questi piatti della UFO. Questi qua sono dei piatti low volume, cioè tolgono veramente tantissimo il volume dei piatti e alla fine non è come prima che andiamo a usare il nostro piatto con una sordina sopra, ma andiamo proprio ad utilizzare un piatto diverso. Quindi per prima cosa facciamo la prova col ride, togliamo il nostro ride normale e andiamo a mettergli questo ride qua da 20 pollici di quelli low volume. La figata di questi piatti qua è che comunque noi suoniamo normalmente con questi piatti, nel senso abbiamo tutto, possiamo crashare il ride, possiamo andare a suonare normale, possiamo andare a suonare con la campana e abbiamo tutti i suoni che ci servono. Adesso proviamo anche andare a cambiare i due crash più il Charleston e poi ci facciamo un giro solo sui piatti e vediamo come sono.
Ok, quindi come vedete il volume si è abbassato veramente tantissimissimissimissimo. La seconda cosa da fare però è andare ad agire praticamente sui tamburi. In questo caso useremo le pelli mesh, quindi dovremo andare a togliere tutte quante le pelli, proprio svitare tutte le pelli, toglierle e andare a mettergli delle pelli nuove che sono le pelli mesh. Senza stare qua a dirvi come fare, perché poi non è una questione poi di accordatura di quelle pelli, perché non suonando non hanno un'accordatura vera e propria. Ovviamente sentirete un po' la nota del tom, ma non come avere un tamburo normale. Il consiglio che vi do, l'unico consiglio che vi do, è quello di tirarle in modo tale da cercare di avere una sensibilità il più simile possibile a quella che utilizzate solitamente con le vostre pelli. Non sarà possibile arrivare alla stessa identica sensibilità perché sono pelli diverse, di materiali diversi, che hanno un rimbalzo un pochettino maggiore. Quindi non fatevi tirare dal fatto che le pelli mesh rimbalzano di più, quindi fate i super fighi facendo rimbalzare le bacchette, andate velocissimo, perché poi quando rimettete le pelli normali e dovete andare a suonare, le pelli rimbalzeranno di nuovo meno. Quindi cercate di trovare un giusto compromesso utilizzando una pelle mesh, ma avendo una risposta da parte della pelle più simile possibile a quella dei tamburi normali. Quindi vado a cambiarle tutte, rullante, due tom, timpano e anche quelle della cassa. Quindi devo dire che queste modalità di sordinamento, di abbassamento del volume della batteria mi hanno veramente stupito. Non avevo mai provato alcune cose, ad esempio questi piatti low volume, e devo dire che in generale tutte queste possibilità mi hanno abbastanza stupito. Non pensavo di riuscire ad abbassare così tanto il volume della batteria. Ovviamente queste modalità hanno alcuni pro e alcuni contro e non vanno bene sempre per tutti. In generale per chi ha la batteria a casa acustica, vuole continuare ad usare l'acustica ma spesso la deve portare in giro, magari perché la deve portare in una sala prove, perché fa dei live, quindi deve suonare con la batteria acustica live, quindi tante volte deve montare e smontare la batteria, consiglio di prendere magari dei pad, come ad esempio i pad della Vicfert, che ovviamente trovate in descrizione qui, che vi ho fatto vedere prima, perché è molto più semplice montarli. Basta applicarli sul tamburo, basta applicarli sul piatto e siamo già a posto, ed è già tutto fatto. Quindi ci mettiamo veramente 3 secondi a posizionare tutto, e nel momento in cui dobbiamo prenderci la nostra batteria e portarla ad esempio per fare un live, ci mettiamo altri 3 minuti per togliere tutto e siamo a posto. Invece se voi avete una batteria a casa che tenete sempre a casa appositamente per studiare, una batteria acustica, e volete mutarla, allora vi consiglio di prendervi magari un set di piatti come questo, che come vi ho detto esiste da 4 piatti ma esiste anche da 3 piatti, cioè Ride, Charleston e un Crash da 16, insieme a un set di pelli mesh, di pelli mute come queste, poi ce ne sono tante altre, perché per prima cosa per quanto riguarda i piatti suoniamo veramente dei piatti, e alla fine è la stessa identica cosa di suonare un piatto normale, perché tutte le sfumature che possiamo avere ad esempio con il Charleston ce le abbiamo anche con il Charleston normale. Ok, il suono è diverso, il suono è molto più secco, molto più acuto, però possiamo andare a fare le stesse identiche cose perché è veramente un piatto, cioè è un piatto sul serio. E per quanto riguarda le pelli è la stessa cosa, riusciamo ad avere quasi le stesse sensazioni e quindi riusciamo a studiare molto meglio. Poi ovviamente con queste pelli e questi piatti non riusciremo a avere il balance perfetto del suono, del volume, eccetera eccetera eccetera. L'avete sentito anche nella registrazione di prima che i piatti suonano un pochettino più forte dei tamburi, ma quello per forza. Però per quanto riguarda principalmente lo studio, secondo me è un ottimo compromesso questo qua, ragazzi. Se avete una batteria, come vi ho detto, in casa, non dovete tutti i giorni montare, smontare, montare, smontare, montare, smontare, questo è un compromesso ottimo. Quindi con questo direi che posso finirla qua. Io ringrazio tantissimo Strumenti Musicali per avermi dato un'altra possibilità di test, per avermi permesso di testare questi piatti strani, queste pelli mesh, queste sordine, tutte queste cose. Fatemi sapere qui sotto
scrivete nei commenti cosa ne pensate di tutto questo, se voi avete delle altre soluzioni. Qui sotto vi lascio anche tutti i link che vi servono, tutti i link di tutte queste cose che vi ho detto oggi, tutto quanto. Vi lascio il link anche di questa batteria, vi lascio il video di questa batteria, c'è un sacco di roba ragazzi, ma soprattutto vi lascio anche il link per andare a leggere l'articolo sul sito Castume. È scritto molto bene perché non l'ho scritto io, quindi andate a leggerlo perché ci sono scritte altre cose che oggi non vi ho detto per non rompervi le scatole, ma altri magari dettagli più tecnici, cose eccetera eccetera eccetera. Quindi andate a leggerlo qui sotto, che è un po' la continuazione di questo video. Per il resto io vi chiedo ancora, se vi va, di iscrivervi al canale, di lasciare un mi piace a questo video se vi è piaciuto, di scrivermi un po' di cose, scrivetemi nei commenti un po' di cose, un po' di feedback eccetera eccetera, e io direi che posso salutarvi qui. Quindi noi ci vediamo al prossimo video, ciao.